Il Circolo dei Lettori di Milano, in compagnia di Lodovica Cima, scrittrice ed editrice di libri per bambini e ragazzi, a cui chiediamo due consigli di lettura, un libro contemporaneo e un classico che vorrebbe consigliare ai nostri piccoli lettori. Buongiorno a tutti, allora è sempre un piacere consigliare libri, c'è da dire però che ci sono delle avvertenze. Allora, prima di tutto ogni bambino ha i suoi tempi di lettura, quindi le indicazioni che trovate sui libri dai 6 anni, dai 7 anni, dai 10 anni sono poi da interpretare da chi li conosce bene, chi conosce bene i lettori, perché può anche darsi che un bambino di 6 anni possa leggere un libro per 8, come invece un bambino di 10 possa leggere un libro consigliato dai 6 perché ha voglia di rilassarsi semplicemente, non perché sia indietro rispetto ai suoi coetanei. Quindi prendete con le pinze le indicazioni che servono più ai librai che non ai lettori veri. I consigli dai 6 ai 10 anni, allora per il classico consiglio Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, che è una grande avventura che va bene per maschi e femmine e che non perde mai il suo smalto nonostante l'età, quindi è un vero classico. Mentre tra i contemporanei direi che è appena uscito un libro di Susanna Mattiangeli, che ha vinto il premio Andersen come miglior scrittrice nel 2018, e il titolo è Matita HB, editrice Il Castoro, ed è un diario della vita di una bambina molto vivace e per noi adulti è un omaggio a Gianni Rodari, che è un grande.